Decluttering dei miei jeansetti corti, tutto ciò che declutter lo trovate sul mio Vinted. Allora, teoricamente questo dovrebbe starmi bene a livello di taglia perché io l'avevo comprato più grande e adesso che sono un pochino ingrassata la taglia è perfetta praticamente. Questo qua mi sembra che è di Pull & Bear, taglia 36, io mi sono trovata a prendere qualche chilo perché ho sbagliato a prendere una pillola anticoncezionale, quindi mi ha fatto un pochino ingrassare, ma adesso ci sto lavorando per riperderli. Quindi sempre follemente adorato perché è di questo lato che mi piace un sacco, è una collezione di Bershka di qualche anno fa, ma è una 34 e come vedete non mi si chiude più, quindi ve lo declattero. Spero che qualcuno possa prenderlo perché io lo adoro. Questo invece è di Shein, è una taglia S, mi sta, devo dire, abbastanza comodo perché il jeans è molto morbido, però non so se mi piace il fit, sono sincera, infatti non so se tenerlo, boh, ditemi voi. Questo è un modellino che mi è sempre piaciuto molto perché è tipo a farfalla e qualche anno fa andava un sacco di moda, mi piace tuttora, ma il problema è che è un pochino stretto, quindi secondo me qualcuna leggermente più piccolina di me, appunto sulla 34, riesce a stare un pochino più comoda perché anche se si chiude comunque sulla vita lo sento un pochino stretto e non mi piace perché quando mi siedo sento tipo di non respirare. Anche questo se non erro è Shein, ma non mi piace più perché è troppo bucato, cioè prima non so perché anche i jeans lunghi mi piacciono super bucati, adesso proprio non li sopporto. Questo potrebbe non piacervi, ma io vi giuro che lo adoro perché è super particolare in giallino con questi frellini rosa e verdi. L'ho preso da The Zenith e l'avevo preso perché si abbinava il verde delle foglie a un costumino verde che avevo e quindi l'ho utilizzato a Ibiza, tipo mood copricostume. Mi piace un botto, infatti non vedo l'ora di vedere i nuovi pantaloncini di The Zenith per comprarne qualcuno perché fanno sempre queste fantasie particolari. Bellissimo. Sempre in tema di Zenith, anche questa è di Zenith, ma l'ho preso prima di prendere quello giallo e ho sbagliato la taglia perché effettivamente mi sta. Però è scomodo, mi sta un pochino piccolo, quindi stesso discorso di prima, qualcuna che magari ha qualche taglietta in meno di me forse sta più comoda. Non lo so, boh, un po' giro chiappetta. Andiamo dal giro chiappetta a questo che andava di moda l'anno scorso e che è un po' più lungo. Mi piace un botto, fortunatamente ancora mi sta, non so che taglia è, però meno male che mi sta ancora. È di Stradivarius, mi piaceva proprio questo modello. Tra tutti quelli fatti così, quello di Stradivarius era quello che mi piaceva di più l'anno scorso, magari quest'anno ne compro pure altri. Perché devo dire che per uscire così in estate è comodo. Allora, questo è di Shein sempre, ormai fa fatica a chiudersi, dovrebbe essere una XS, decluttero per forza. Mentre questo pantaloncino è una donna fortunata, è di Bershka, è tutto pieno, tempestato di glitter. Voi non avete idea del casino che io ho fatto l'anno scorso per trovarlo, perché mi serviva per un outfit per Ibiza. E mi stava già stretto all'epoca, ma la taglia 36 non c'è, cioè la taglia più grande non c'era, quindi io avevo preso questo per forza. Pur di non respirare e chiuderlo a forza, l'avevo preso, ma proprio non mi sta. Però guardate quanto è bello, pure dietro. Fortunata la donna che lo avrà. Un modellino di Pull&Bear che l'anno scorso era super virale, veramente super virale, per trovarlo ho fatto un casino. Però non mi sta più perché appunto è una 34 e io ormai indosso una 36. Neanche si chiude, cioè faccio proprio, si chiude ma faccio proprio fatica e quindi diventa scomodo così. Anche questo è giro chiappetta. Madonna, bellissimo. Ragazzi, questo pantaloncino io ce l'ho con la targhetta, l'ho preso con i tagli perché dico stava a un prezzo super vantaggioso, quindi ho detto lo prendo, potrebbe tornare utile. Morale della favola, non mi è mai tornato utile. Mia madre dice pure che bel colore, ma io non so proprio che fare, se tenermelo, se non tenermelo, se cercare di farci un outfit, se che cacchio faccio? Questo è il mio shorts preferito di tutta la vita, è una 34 e continua a starmi perché è un denim molto morbido per fortuna, è di Pull & Bear, quindi Texani mi fa volare. Quindi lo tengo tutta la vita, anche fra 100 anni, quando sarò incinta, ci avrò il panzone. Comunque questo me lo tengo e ci faccio un quadro. Quindi Sweet Benedict, pagato veramente tanto. È uno di quei pantaloncini che ho messo lì e non lo metto mai. Dico, sì, è carino, però non mi piace, non lo so perché, quindi ve lo declattero. Spero che a qualcuna. Lui questo pantalone ha preso a Bershka l'anno scorso. Mi piace, mi sta ancora, anche se è un pochino stretto. Però è carino con i texani, lo adoro in estate. Il bottino declutterato che troverete sul mio profilo. Spero che qualcuno possa dare una seconda vita a questi shorts. E ci vediamo presto con un prossimo decluttering perché ho declutterato tutto il mio armadio. Ciao!